Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanand. The song is Hari Nama Tua Aneka Swarup. Oh, Sambir, how is Sambir? Later, I think, 9 p.m. You arrive in 9 p.m. Oh.
Thank you.
anybody can see? Harmonium. Who? She plays. Who? Sid? No. Huh? Red. You want the harmonium? She plays harmonium. Yeah, where the other way around? Gents come on that side. Thank you.
You want to sing? Are you brother? They are not coming. Balaram is coming. Balaram. Govinda tomorrow. Huh? Is coming. Govinda. Govinda coming tomorrow. Tomorrow. Balaram? He is supposed to come very soon. Soon. He will come. Balaram is playing mridanga nice, no? Now who is playing mridanga? I was not so well. Now before you were playing. Yeah, I was quite, I don't have any humorage. Okay, you come. Sing any song. It's a nice kirtan. Pran Gopal, Pran Govinda. Govinda Gopal. He is not coming. दुर्भाग्य वर्ष महाराज उसको उपचार था लोग नगरी के लिए दौड़ते रहे तो मिलता नहीं है दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य वर्ष महाराज जी आली महल आगे चलेगा तब चलेगा इधर तो हरे वाली आली महल आली महल आगे वृंदावन और इटालियन जो ऑफिस
Thank you.
ललिता सिंह Yeah.
Hello, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Ramo, Hello, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Rama. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama Hari Haraye Nama Hari Jadavaye Madhavaye Kesavaye Nama Jadavaye Bolo Gopala Govinda Ram Srimadu Sudan Gopala Govinda Hare Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari O Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita Sri Chaitanya Hare Hare Guru Vaishnava Bhagavata Gita Hare Guru O Sri Rupa Sanatana Bhakta Raghuna Jai Sri Rupa Sanatana Hare Sri Jiva Gopal Bhakta Dasa Raghuna Sri Jiva Gopal Bhakta Dasa Raghuna Bolo Echai Gosain Kari Charana Vandan जहाँ हुई थे विघ्ननाथ अभिष्ट पुराण जहाँ हुई थे और इच्छाएं गोसाई जार मुई तरदास इच्छाएं गोसाई हर तासवार पौधरे नूमोर पंचोग्रास Hare Tadira Charana Sevi Vakta Sanhe Bhai Tadira Hare Janame Janame Mor Ehi Abhinai Janame O Ehi Chai Gosai Jave Praje Kailan Vas Ehi Chai Gosai Jave Radha Krishna Nitya Lila Korilan Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korilan Prakash Valo Anande Vala Hari Vaja Vrindavan Anande Vala Hari Har Sri Guru Vaishnava Pade Mojaiya Man Sri Guru Vaishnava Pade Hare Sri Guru Vaishnava Pad Padma Kariyas Hare Nama Sankirtana Kaye Narottama Das Nama Sankirtana Kaye Narottama Das Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama Hari Haraye Nama Hare Jadavaye Madhavaye Kesavaye Nama Jadavaye Hello Gopala Govinda Ram Sri Madhusudan Gopala Govinda Ram Sri Madhusudan Hare Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan
हेलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम गाई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गाई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गाई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरिकथा एवरीबॉडी ने बारी डुबटी बारी डुबटी यू नो बारी बारी डुबटी नेक्स्ट टाइम यू कम प्लीज टू बारी और नीड ट्रांसलेटर नो अदरवाइज व्हाट विल डू इफ यू नॉट गो देयर सो हु विल ट्रांसलेट आप दूसरा तो बोलो कुछ बोल खाली ज्ञानञ्जन शलाखया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशकल्पतृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आई लाइक टू ऑफर माय अनलिमिटेड डनवत प्रणाम्स इन टू द लोटस फीट ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर नित्यलीला प्रेष्टम इष्टपाद अस्ततर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नायक गोस्वामी महाराज And unto the lotus feet of Sripad Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj, who is present here with us today. Prima di tutto, Ananga Mohan Prabhu vuole offrire i suoi limitati umili omaggi ai piedi di loto di Shri del suo maestro spirituale, Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a tutta la Guru Parampara e a Sripad Bhaktivedanta Van Maharaj, che è oggi qui presente. So we're very fortunate to have the association of Sripad Bhaktivedanta Van Maharaj with us today. It's described in Shastra that the jiva has been wandering from one species of life to another for many, many millions of years. Tutte le scritture vediche è descritto di come raro
actually it's 8.4 million species of life. Nei Veda c'è scritto che ci sono 8.400.000 tipi di jiva, di specie viventi. These are the words of Shastra. So we can have faith and trust in the words of Shastra, and we can reflect on our own life and try to understand the truth in this matter. Quindi dovuto a queste affermazioni che sono scritte negli Shastra, noi non abbiamo la percezione se sono se è vero o no, però dobbiamo avere fede negli Shastra e quindi con questa fede poi realizzare. And also the person Bhagavat, the book Bhagavat, the Shastra, the scripture is there, and the person Bhagavat, the person who is living the teachings of the book. So we are very fortunate to have such a person who has realized the teachings of the book Bhagavat and is representing that to us personally in a human form. Quindi siamo fortunati che oggi qui c'è un Vaishnava, un devoto di questo genere, che è un caro servitore del Guru, che ha realizzato gli Shastra e che può trasmettere a noi le sue realizzazioni. So the book will speak to you when you read the words, but the person will speak to you by looking at you, by seeing what is on your face. He can read your lives from one life to another. Just as it is said in Shastra, the yogis, the sadhus, have this ability to look at you, your face, your whole being, and they can tell how many lifetimes you have been wandering from one birth to another to be so fortunate to be here in front of sadhu to listen to their words. So this is our good fortune that we have the speaking Bhagavat in front of us, and we should take full advantage of that personality while he is present with us. Quindi perché dice che siamo fortunati, che è molto raro avere associazione di questo tipo di devoto Bhagavata, perché adesso possiamo avere la misericordia e con questa misericordia poter praticare davvero la bhakti e avere delle realizzazioni. So the Shastra says, scripture says, don't waste a moment, don't waste any time. You don't know how much time you have left. And so immediately, from this moment, one should take shelter unto such a personality. Quindi quando questa occasione così rara di avere un devoto molto elevato, Krishna ci dà questa opportunità così rara, subito noi dobbiamo arrenderci a questo devoto, ascoltare con il cuore aperto e allora la nostra vita si trasformerà. So Krishna says in Bhagavad Gita, tadvidhi prani patena pari prashena sevaya upadekshanti te gnanam gnaninas tattva darshinam. Krishna says to Arjun, try to approach a spiritual realized person. He has seen the truth and he will show you what to do. Quindi nel Bhagavatam c'è questo sloka, tadvidhi pari prashena pari prashena sevaya, è uno sloka molto famoso, di sicuro lo ricordate. Significa che il gradino principale della devozione è rifugiarsi in un maestro autentico, ascoltare da lui e poi fargli delle domande. Render service unto him and ask him in a very humble way questions that are in your heart. Quindi il processo è prima accettarlo, accettare il Vaishnava nel cuore, poi servirlo e poi offrirgli servizio. E poi sì, offrirgli servizio. So we should look in our heart and see what is there, and we should reveal that heart to the spiritual master. This is what is called our sadhana, our practice,
to reflect in ourselves and to reveal to the spiritual master. In realtà è questo il sadhana della bhakti, le pratiche della bhakti, rivelare il nostro cuore al devoto e lui, visto che noi abbiamo questa naturale tendenza e affetto verso Gurudeva, lui ci rivelerà tutto. Non è dovuto ai nostri sforzi, ma è dovuto alla misericordia. So Srila Maharaj, he was describing yesterday that our sadhana is like bringing out the fire in wood. Ieri nella lezione di alla sera Maharaj spiegava che il sadhana è simile a tirare fuori, come quando succede che si sfregano due legni ed esce il fuoco. The wood has fire inside it. It can ignite only when two pieces of wood are rubbed together. This fire can be brought out. So this fire in us, in this body, is the propensity to serve Krishna. Jivere Swarup Hoy Krishna Nitya Das. This is the fire that is in every living entity. Natural, it is there, just like fire is in the wood. Il significato è che nel cuore di tutte le entità viventi c'è questa fiammella, questa potenza che è la nostra eterna posizione di eterni servitori di Krishna. Però dobbiamo seguire un processo per far scaturire questo fuoco. So the sadhan to bring out this fire in the human being is to chant the holy names of the Lord. Quindi il processo principale per far scaturire questa fiamma, che è la nostra vera identità e posizione, è cantare il Ma mantra. So by chanting this mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, this fire can be ignited. We can become self-realized in this way. Along with this chanting, we should also follow the regulative principles and we should hear Harikatha from the lotus lips of a pure devotee, one who has realized their own self, their own swarup. Oltre al canto del mantra, però, è necessario anche seguire i quattro principi regolatori e soprattutto accettare un maestro autentico, instaurare una relazione intima con lui e servirlo e porgli domande. So, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. These nine processes of bhakti have been prescribed in the scriptures. So, by following any one of these, we can achieve our desired goal. So this process can be very quick, or it can take a very long time. So Srila Maharaj was describing yesterday that it depends on our receptacle, our container. If our container is empty, then more can be put into it. But if our container is full already, then it will take some time to fill it with new fresh water and new fresh teachings. Quindi questo che riempie il nostro cuore ci blocca il nostro avanzamento spirituale. Yeah, so sometimes this container has holes, so the water leaks out. Even if we put clean water inside, the clean water will leak out. But we have to make sure that only the dirty water comes out and the clean water goes in. Yeah. A volte invece non è la sporcizia del cuore, ma è il nostro contenitore che ha dei buchi e quindi noi ascoltiamo, ci impegniamo, però esce tutto fuori. E quindi bisogna ovviare.
questi difetti che noi abbiamo. So we hear that these dirty water is like lust, anger, greed, envy, hatred, all these things that are negative qualities in the human being. And then we bring new, fresh, good qualities like peacefulness, meditation, contemplation, self-reflection, and service to Vaishnavas, Guru and Vaishnava. Like this, we can put good qualities in our life. So sometimes we think we are really good, we think we are a good person, there's nothing wrong in myself, but actually when we are slightly provoked or tested or challenged, then our real quality is shown. It's described like a snake. A snake is very humble, it lies very low on the ground. But as soon as you touch the tail of a snake, the snake's hood will come up and will want to bite. C'è questo esempio che il devoto potrebbe pensare di se stesso che ha tante buone qualità, è tollerante, pacifico, però quando ci sono poi i momenti di difficoltà o di dubbio, succede come il serpente che sembra umile, che striscia per terra, però non appena ci sono delle viene pestato, ci sono delle problematiche, si alza per mordere. So I beg for everyone's blessings and Srila Maharaj's blessings that these bad qualities will go out and some good qualities will come in. Quindi Prabhuji sta vuole pregare ai piedi di loto di Sripada Vammaraj, a tutti a Gurudeva e tutti Vaishnava che le sue qualità cattive escano e invece entrino soltanto le buone qualità che Maharaj sempre descrive. Jai Vancha Kalpa Dribyascha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Om Agyanati Mirandrasa Gyananjana Salakaya Chakshurmunitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhika Vaitadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo 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 Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpati Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priyam Jayatam Suratur Pangor Mamamandamatir Gati Matsarvasa Padamajo Sri Radha Madana Mohanu Dibbada Vindarana Kalpadrumada Simadratanagara Singastanastu Sri Sri Radha Srila Govinda Dibbo Krishtalivu Sibbamana Smarami Sriman Rasarasarambi Bhansi Vadatatastita Karsana Venu Sanir Gopi
गोपीनाथस्यस्तु नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे So, first of all, offer my humble, respectful obeisances, dandavat pranam, lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Bhavan Goswami Maharaj, and my Sannyas Guru and Siksha Guru, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj, And simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satsamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava and Vaishnavis, and present all of my respectful guests. So yesterday we also discussed about Rupa Siksha, the teaching of Srila Rupa Goswami, Rupa Siksha. This is a very nice, beautiful subject. Yesterday we also discussed. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu met Rupa Goswami Pad in Prayag, that time Lord Chaitanya Mahaprabhu gave very nice instruction to him. That is called Rupa Siksha. Questo avvenimento accadde quando Sri Chaitanya Mahaprabhu si recò a Prayag, che è un luogo sacro dove c'è la confluenza di tre fiumi sacri dell'India. E lì risiedette per 10 giorni e in questa occasione incontrò Sri Rupa Goswami e Mahaprabhu diede delle istruzioni specifiche a Rupa Goswami. So by the causeless mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami Pad, he realized the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Quindi dovuto alla misericordia incondizionata e alla potenza di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami ricevette nel suo cuore la realizzazione e la potenza di Sri Chaitanya Mahaprabhu. That means Lord Chaitanya Mahaprabhu invested all his shakti potency in the heart of Srila Rupa Goswami. Tramite queste istruzioni Mahaprabhu instillò nel cuore di Rupa Goswami tutta la sua shakti, la sua potenza.
Swarupa Goswami Pad, he realized the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E grazie a questa grandissima misericordia, Rupa Goswami fu in grado di comprendere la potenza e le istruzioni di Mahaprabhu. As like Lord Narayan invested all his potential in the heart of Brahma. Si può fare un altro esempio, come Narayana instillò ogni sua potenza e conoscenza nel cuore di Brahma. So for this regard, Brahmaji, he realized everything, then he manifested Chatushloki Bhagavat, four slokas of Srimad Bhagavatam. Dovuto a questo evento, Brahma fu in grado di comprendere, di avere la conoscenza, di realizzarla e manifestò il Chatushloki Bhagavatam, ovvero i quattro sloka più importanti del Bhagavatam, perché aveva ricevuto la potenza da Narayana stesso. In the same way, Brahmaji, he gave all his philosophy in the heart of Narada Rishi. Similmente, Brahma poi a sua volta trasferì questa conoscenza e questa realizzazione nel cuore di Narada Rishi. Then Narada Rishi, he gave everything to Srila Vyasadeva Goswami Pad. Poi Narada Rishi, seguendo poi il suo discepolo era Veda Vyasa, Narada Rishi trasmise questa potenza nel cuore di Veda Vyasa. Then Krishna Devipan Veda Vyas, he gave his son Srila Sukadeva Goswami Pad. E a sua volta Krishna Dvaipayana Veda Vyasa lo trasferì a suo figlio Sri Sukadeva Goswami. So in this way, our this Srimad Bhagavad Harikatha actual coming in our disciplic succession Guru Parampara. Quindi a partire da Krishna stesso, da Bhagavan, tramite la Guru Parampara, la conoscenza autentica del Bhagavatam giunge fino a noi. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu invested all the potency in the heart of Rupa Goswami Pada. E allo stesso modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu trasmise e infuse tutta la sua potenza nel cuore di Rupa Goswami. So for this year, explain the Eimato Dasdin Parayagi Rohiya Sirupe Siksha Dilo Sakti Sancharya. 10 days, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was staying in Prayag, and he gave all his treasure of heart to Srila Rupa Goswami Pada. Perciò 10 giorni Mahaprabhu rimase a Prayag, parlò con Rupa Goswami e in questi 10 giorni Rupa Goswami ascoltò e ricevette la potenza dal cuore di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because Rupa Goswami Pada, he absolutely surrendered lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Without the mercy of Lord, we cannot realize anything. Perché senza la misericordia del Signore stesso non è possibile realizzare le verità trascendentali. Ishwarer kripalesh hoyto jahari Ishwar tatta sei jani bari pare. Chaitanya Chaitamrita. One who received the mercy of Lord, then he realized everything. Con questo sloka nella Chaitanya Charitamrita dice che appunto se si riceve la misericordia di Mahaprabhu, allora è possibile avere la realizzazione, altrimenti no. Athati deva padambujadayam prasadalesanugrita evahi janadi tattam bhagavan mahimnam na channam ekopi chiran vichinnam. This is called Brahma Stuti. Brahmaji, he recited many verses and glorified to Krishna. Questo sloka che ha appena cantato Maharaj è incluso nelle Brahma Stuti, ovvero le preghiere di Brahma. Brahmaji himself told, "Oh my Lord, without your mercy, no one can realize and your philosophy, tattva, everything." E Brahma stesso, dovuto alla sua esperienza personale, disse, "Oh Signore, senza la tua misericordia non avrei mai potuto realizzare questa conoscenza." So this mercy are coming three ways. Questo tipo di misericordia trascendentale giunge in tre modi diversi. One is called Hardik, Vachik and Alokdan. Vachik and
Alokdan. Alokdan. Hardik means Lord manifested everything in his heart. Hardik. Primo modo di ricevere questa misericordia è dal cuore del devoto o di Krishna stesso al cuore della jiva o del devoto che a cui lui vuole trasferire la potenza. Bahire kichu na kahe. Externally, he is not saying anything, but everything manifested in the heart of his followers. Quindi è un processo mistico, non si vede con i sensi, con gli occhi, perché dal cuore si trasferisce a un altro cuore. Understand? So there, my heartly blessings. Deva diceva sempre le mie benedizioni di cuore. So in the same way, Lord, he did not say anything, and externally he did not say anything, but everything is manifested in the heart of his followers. Quindi questo processo di riceverlo tramite il cuore non implica neppure un suono esterno, cioè non può, è soltanto un processo interno. Just to complete surrender to Krishna, then everything is automatically manifest in our heart. Questo metodo, primo metodo, è il metodo in cui il devoto è totalmente arreso a Krishna Gurudeva, e allora automaticamente nel cuore gli si rivela la conoscenza. So for this regard, yesterday I told that is called saranagati, surrender. Quindi ieri abbiamo descritto cosa significa arrendersi, la saranagati. Sarvadharman parityajyam. Mamekam saranam braja aham tvam sarva papebhyo mokshami ma sucha. In Bhagavad Gita Krishna told to Arjuna this verse, just to surrender. Questo è uno degli sloka più famosi della Bhagavad Gita in cui appunto Krishna dice ad Arjuna devi soltanto arrenderti a me. Actually one person is drowning in the water. In mezzo all'acqua. That time he completely heard, hopeless and helpless. E non ha nessun appiglio, non c'è altra speranza che non arrendersi. And that time just he raised his two hands and surrender. Questa persona che sta per affogare alza le braccia al cielo in segno di arresa. The symptom of surrender means just raise your two hands. Jai Jai Sri Radhe. This is the process of. When you raise your two hands, then Lord is he completely surrendered. Quindi quando Krishna vede il devoto alza le mani al cielo perché si è arreso, allora lui è molto attratto, questo devoto. But that should be give up your duplicity and hypocrisy. So in this way Krishna inspired to Arjuna and showing to us how to completely surrender his lotus feet. Quindi nella Bhagavad Gita Krishna stesso dà queste istruzioni ad Arjuna sul processo della resa. In the same way, when disciple completely, absolutely surrender lotus feet of Guru, then Guru's mercy automatically are manifest in his heart. Allo stesso modo, quando il devoto totalmente Gurudeva, allora nel suo cuore si manifesterà tutta la misericordia di Gurudeva. You understand? This is the process also. Questo è l'unico processo, metodo. Because bhakti not depend on any material qualifications. Perché la bhakti, la devozione trascendentale, non dipende dalle qualifiche materiali. Bhakti need only qualifications, how completely surrender lotus feet of Guru and Krishna. So in this way Rupa Goswami Pada explained first, that is called
una Hardik Kripa. Quindi questo primo processo per ricevere, metodo per ricevere la conoscenza è da cuore a cuore. You understand? How will get the Kripa, mercy from Guru and Krishna when surrender? E per raggiungere questo risultato bisogna arrenderci a Guru e Krishna. Then second, Vachik. Vachik means with words. Vachika significa with the words he is giving you. Vachik. Giving me an instruction, this way. A volte Gurudeva, per sua misericordia, potenzia delle istruzioni che dice al devoto e queste istruzioni sono entrano nell'orecchio del devoto e lui riceve la misericordia. Arthar. That is called Alokdan. Alokdan means giving the glance. Drishti, Kripa Drishti. Il terzo metodo per ricevere la misericordia di Gurudeva è tramite il suo sguardo. Kripa, that is called glance of mercy. E questo terzo metodo sono gli occhi pieni di misericordia di Gurudeva. We are singing, Kripa Drishti Karo Prabhu, Jagatir Prati, Jaguke Hidoye Mor, Sumangal Arthi. Mangala Sri Guru Gaura, Mangala Murati, Mangala Sri Radha Krishna, Jugala Piriti, Mangala Nisanta Lila, Mangala Udaye, Mangalaya roti jage bhakta hridaye tomar nidraya jiva nidrita dharaya tava jagarane vishwa Shubha Dishti Kara Prabhu Jagatera Proti Jagukari Daye Mura Sumangala Roti. That is saying, Shubha Dishti Kara Prabhu. Oh my Lord, you give the glance to us. So don't you forget the three processes. How you receive the mercy from Guru and Krishna. Quindi Maharaj si raccomanda a tutti di non scordare mai questi tre metodi di come ottenere la misericordia di Guru e Krishna. I don't know. I don't remember or not. Capito? Alzate la mano. Do you know? Who knows? Raise your hand. Voila. What is your name? His mom. Italian, what do you tell? How do you understand? Qualche devoto italiano li ripeta, questi tre metodi. Vai, nandananda. Vai, veloce, veloce, dai. Allora, uno è lo sguardo misericordioso di Shiva, l'altro è dal cuore al cuore, e il terzo è attraverso il suono trascendentale potenziato dalla sua, dal suo stesso cuore, ci arriva tramite l'orecchio. So, you explain, first way is by through heart, from Gurudev heart to our heart. Second way, by his instruction that are full of potency. And third way, by his merciful glance. Okay, thanks. Good then. Otherwise you will be confused. Non dobbiamo essere confusi su queste cose. Just like, oh, Gurudev will not give mercy. Gurudev, mercy is coming everywhere. Perché uno pensa, oh, se non sono mai con Gurudeva, oppure lui non mi nota. E invece questi sono i davvero i
riempimento di reali per raggiungere la sua misericordia. Since 3 days, continue, march, what is called, rain, on the top of the mountain. But if you go on the top of the mountain, no water. Cioè, vediamo qui che continua a piovere, però l'acqua non rimane in cima, scorre a valle. But where is the water? Down here. Stop, going down. Quindi la misericordia arriva fino in basso. In the tip of the mountain, no water. All water is coming down. Sulle cime delle montagne l'acqua scivola giù, non si ferma, va in basso. Because there is no, in the tip of the, top, you know, the, tip of the mountain, no container, other. Perché la cima delle montagne ha una forma acuminata, a piramide, e lì non ci sono delle conche, dei contenitori che contengono molta acqua. So first need is what? Surrender, this first. How to surrender? To the receipt of Guru and Krishna. Quindi per ricevere questa misericordia è necessaria la resa a Guru e Krishna. Nayangatma pravachana labbho no midhaya no bohuna suteno jame vise vrunute teno labbho tasiso atma vibrunute tanusam. If you read many shastra, you acquire many knowledge. You give many lectures. But many times you listen, you cannot understand the spiritual thing. Questo sloka dei Veda dice che anche se una persona ha tutta la conoscenza, conosce a memoria tutti gli sloka, li sa spiegare, anche se ha tutte le qualifiche, ma non ha la misericordia, in realtà tutte queste qualifiche non lo renderanno qualificato ad avere la misericordia e la darshan di Krishna. When you just to surrender, then Lord will manifest in your heart, then you realize everything. Solo quando il devoto si arrende, allora ci sarà la realizzazione. This is the process. Everything is revealed in your heart. Everything is automatically. Questo è il vero processo per cui il nostro cuore sarà riempito di realizzazioni trascendentali. So for this regard, yesterday I told, ये सरंग शरणागति हई वे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार. श्रीनंद कुमार कृष्ण नंदनंदन कृष्ण ही विल लिसन अवर प्रेयर्स व्हेन विल कंप्लीटली सरेंडर हिज लोटस फीट. Perciò questi sei aspetti di Saranagati, il primo è come arrendersi ai piedi di loto di Krishna. There are 6 limbs of Saranagati. Anukullasya sankalpa pratikullasya vivarjanam rakhisyate viswasu guptite varanam tatha atma nikhepa karpanne sarvidha saranagati. Very simple. There are 6 limbs of surrender. Anukulasa sankalpa. You have to accept those who are favorable for bhakti. Il primo è anukulasya sankalpa, ovvero accettare tutto quello che è favorevole alla bhakti. A second, now those who are unfavorable for bhakti should be rejected. Invece il secondo aspetto è pratikula, cioè quello che è sfavorevole alla bhakti va abbandonato. Rakhisvati viswasu. All you think Krishna is our protector, or another Krishna is our maintainer. Terzo aspetto è di pensare, avere sempre la convinzione che Krishna è colui che ci protegge e che ci mantiene sempre. Or atmanikhepa karpanne. Atmanikhepa, completely offer yourself lotus feet of Krishna. Our 6 karpanna. Karpanna means always very humble. E poi c'è karpanya, che significa l'umiltà. These things. Then everything is revealed in your heart, the tat siddhanta. Con
queste qualità, seguendo questa via, tutte le verità ci entreranno nel nostro cuore. So for this guy yesterday I told, Chaitanya Mahaprabhu gave everything, all his treasure of heart to Rupa Goswami Pada. E per questi motivi, visto che il cuore di Rupa Goswami era puro e aveva tutte queste qualità, Mahaprabhu ha aperto il suo scrigno di gioielli e l'ha donato nel cuore di Rupa Goswami. For this regard, Rupa Goswami Pada, he realized the heart of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E così fu possibile per Rupa Goswami realizzare i più nascosti desideri e realizzazioni presenti nel cuore di Mahaprabhu. Because this Srimad Bhagavat Katha transcendental. Questa Harikatha, questa Bhagavata Katha è trascendentale. So one day I told this Srimad Bhagavat written in Samadhi Bhasa, the transcendental language. Ieri abbiamo anche analizzato come mai il Bhagavatam è scritto nella lingua Samadhi, del Samadhi. So how possible you realize that transcendental language with your material senses? Samadhi significa che è un linguaggio trascendentale e quindi non è possibile comprendere queste parole con la mente, l'intelligenza o i sensi materiali. Just to surrender. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Raise your hand and chant holy names. Quindi l'unico metodo per avere delle realizzazioni è alzare le braccia in segno di arresa e cantare i santi nomi. Understand? Surrender means the external symptoms of surrender means to raise your hands. Il sintomo esterno della resa è alzare le braccia in cielo. That means I am downing in the water of the ocean. Perché ci rendiamo conto che la nostra situazione è molto precaria e da un momento all'altro potremmo annegare in questa esistenza materiale. So raise your hand, oh Krishna, please save me. Quindi alziamo tutte le braccia e diciamo, Krishna, per favore, salvami. So for this regard, when we are chanting holy names and we are saying, raise your hand and chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself, teaching to us also. He himself raised his hand and chanting holy names. So now coming in this way, how will you receive this mercy of Guru and Krishna? Quindi la domanda che sorge adesso è come possiamo noi ottenere la misericordia di Guru e Krishna? That is called first, that is called Hardik, Vachik and Alabda. Quindi abbiamo spiegato tre metodi, tramite il cuore, tramite le parole e le istruzioni e tramite gli occhi. Remember, don't forget this Sanskrit word. And Hardik, bolo, Hardik, Vachik, Alokdan. Hardik, Vachik, Alokdan. It's simple. Don't forget. Cercare di ricordarvi anche i termini sanscriti che sono importanti. So, Chaitanya Mahaprabhu, told to Rupa Goswami Pada. And the wandering in the cycle of repeated birth and death, extreme, fortunate living entity, takes shelter at the feet of Guru and Krishna. Perciò la prima istruzione che Mahaprabhu disse a Rupa Goswami è in questa esistenza materiale ci sono illimitati tipi di jive, di esseri viventi, e tra loro è rarissimo trovare qualcuno che ottiene l'associazione di un Vaishnava e di un guru autentico. So saying the Brahmanda Brahmite Kono Bhagavan Jeev
Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij Mali Hoya Kare Sei Bijaropan Shravan Kirtan Jale Karaye Sechan. Very simple. Chaitanya Mahaprabhu told to Rupa Goswami Pad. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. By the causeless mercy of Guru and Krishna, he will get the seed of Shuddha Bhakti. La seconda istruzione che Mahaprabhu diede a Rupa Goswami è Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij, ovvero tramite la misericordia di Guru e Vaishnava otteniamo il Bhakti Lata, il seme della Bhakti. What is the seed of Shuddha Bhakti? Ieri abbiamo anche detto cosa significa, che cos'è questo seme della Shuddha Bhakti. What is the seed? Ve lo ricordate? Krishna Seva Vasana. What do you say? Krishna Seva Vasana. Krishna Seva Vasana. Boro. Krishna Seva Vasana. Vasana. Remember. Anche questo termine è da ricordare. What is the meaning of Krishna Seva Vasana? Vi ricordate cosa significa? Dijachu? Serve to Krishna. Krishna Seva Vasana significa il desiderio di servire Krishna. And that is called Bhakti Lata Bij. Quindi all'interno del seme della Bhakti è racchiuso questo desiderio di servire Krishna. Conditional soul, Baddha Jiva, there are many kinds of material desire to serve. Le anime condizionate hanno illimitati desideri materiali da soddisfare. That is called Jada Seva Vasana. Questo si definisce Jada Seva Vasana. We are servicing them. Ovvero seguiamo i nostri sensi per trovare soddisfazione. But when you surrender lotus feet of Guru and Krishna, then Guru will give Bhakti Lata Bij, how to serve to Krishna. Invece quando ci sottometteremo davvero, ci arrenderemo ai piedi di Guru e Krishna, allora si manifesterà davvero questo desiderio di servire Krishna. Understand? Seed need, where will get the seed? Perché il cuore è come il nostro terreno fertile, però il seme chi lo dà? If you planted one tree, need is what? Seed. Se in un giardino volete piantare un bell'albero, dovete avere un seme. Otherwise, you cultivate the land very nicely, the things, but you did not put the seed. Una persona può anche arare, pulire il terreno, bonificarlo, ma poi se non hai semi, non cresce niente. And you cultivated a land or not? C'è qualcuno che coltiva la terra? She cultivated land. Where? Sardinia? Bari. Yeah, I remember. Olive trees. Olive seeds. Many olive trees. Bari è la terra degli ulivi, si ricorda. Are another? That's very nice. Figs. Rasgulla. Rasgulla, Purandari came with us, no? Yes. Yeah, he ate all. Very big. Very nice, sweet, ripen. In Puglia, Sri Maharaj si ricorda che abbiamo fatto delle grandissime scorpacciate di fichi. Remember? Yes. So just cultivate the field, but not planting the seed. So how possible again to get the fruits? Quindi una persona può anche preparare il terreno e avere questo desiderio. Adesso avrò assaporare già che avrò i fichi, ma se non pianta il seme dell'albero del figo non verrà mai. So for this regard here, Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Rupa Goswami Pad that Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. By the causeless mercy of Guru and Krishna, he will receive Bhakti Lata Bij, that they desire to serve to Krishna. Ed è per questo che Mahaprabhu specifica Guru Krishna Prasade, ovvero solo con la misericordia di Guru e Krishna si ottiene il seme della Bhakti Lata. This seed is coming from where? Da dove viene?
Export very far countries. A volte alcuni semi di piante rarissime bisogna importarli da altri paesi. Where is it coming? Quindi questo seme della Bhakti da dove viene? Voilà. Ah, nice. Understand? Export from this seed, what is it called? Exported. From Golok Vrindavan. Who brought? Who brought this and seed from Golok Vrindavan? Viene a portarci questa parte. Mahaprabhu. Il primo guru Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu se. Eneci ausodhi maya nasibar lagi harinam mahamantra lau tumi magi. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself told. Eneci ausodhi maya. I brought this highest seed Golok from Golok Vrindavan. Mahaprabhu stesso disse, ho portato questo raro Eh? We did not bring. Who brought? Chaitanya Mahaprabhu. And coming in our actual Guru Parampara. Quindi noi siamo disciplic così success. Fortunati a venire in contatto di questa linea disciplica dove c'è la pura Bhakti. Especially Lord Chaitanya Mahaprabhu is very humble. And indiscriminately he distributed these things to everybody. Soprattutto siamo fortunati perché Mahaprabhu è talmente misericordioso a chiunque, sia che abbia le qualifiche o no, distribuisce a tutti indiscriminatamente questa pura bhakti. He did not, Chaitanya Mahaprabhu did not discriminate, but who is qualified or who is unqualified. Mahaprabhu è talmente immerso nell'estasi trascendentale che non vede davanti a sé chi è squalificato e chi è qualificato. Jare dekhe tare den prem bilaya. Whatever who is coming in front of him, and he's giving. Take it. Chiunque si avvicina a Mahaprabhu in qualsiasi modo, Mahaprabhu gli dà la misericordia. Before their incarnation came, many incarnations came, avatar. Ci sono stati tanti manifestazioni del Signore che sono apparsi sulla terra. They also distributed the prem, but they discriminate who is qualified and who is unqualified. As like Matsya Kurma, Nishingha, Ramachandra, even Krishna. Ci sono stati Matsya Kurma, Nishingadeva, persino Krishna stesso ha fatto delle considerazioni prima di dare la pura bhakti. Lord Chaitanya Mahaprabhu, in this incarnation Chaitanya Gaura avatar, he did not discriminate who is qualified or who is unqualified. Quindi è la prima volta che Krishna con la forma di Chaitanya Mahaprabhu viene per dare a tutti chiunque sia questa pura bhakti. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu is called Udaryamay Vigraha. He is the embodiment of munificent and magnanimity. Mahaprabhu è definito Audarya Mai, ovvero la forma della magnanimità e della misericordia. Krishna distributed this prem only inside the Braj. Fino ad ora, prima di Chaitanya Mahaprabhu, solo Krishna aveva distribuito questo raro seme del Krishna prema all'interno di Vrindavan. And specially Krishna distributed this prem, highest prem, Braja prem, and with his own associates, Parikara, in Braj. Quando parliamo di prema, qui intendiamo il Braja prema, ovvero l'amore trascendentale Datasya Vikopi Prema Abhudanjate. Krishna, he distributed this prem, highest prem, Braja prem. Even the trees, birds. Inside the Vrindavan, not outside Vrindavan. Quindi Krishna aveva dato questo raro Krishna prema anche agli animali, alle piante, eccetera, ma solo all'interno di Vrindavana. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he distributed this prem to everywhere.
inside Vrindavan, outside Vrindavan, everywhere. Invece Mahaprabhu, come un fiume che esonda tutto il pianeta, distribuisce questo tipo di prema così raro a chiunque. Even six types of people, they don't want to receive this mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E inoltre ci sono sei tipi di persone che rifiutano questo tipo di misericordia, anche se gli viene data, loro non la vogliono. The six types of people, they ran away. But Lord Chaitanya Mahaprabhu also chasing behind to them. Questi tipi di persone che non vogliono la misericordia corrono, scappano via da Mahaprabhu e Mahaprabhu li insegue. Who are the six sono, persons? Chi sono questi sei tipologie di persone? Mayavadi, kutarkik, here he is saying in this way, Porva pasandi kormi nindukadi jato tarasi prabhupai hai avanata. Mayavadi, kutarkik, karmanishta, ninduk, pasandi. These six types of people. He is saying, Mayavadi, Chaitanya Charitamritam, Adirila, fourth chapter. Questo sloka della Chaitanya Charitamrita, Adirila, capitolo 4, dà la lista di questi sei tipi di persone che fuggono la misericordia di Mahaprabhu. Yes, Mayavadi, karmanishta, kutarki, gan, ninduk, pasandijata, palua, adham, seisava, mahadaksha, dhaiya, palaila, সেই সব বন্যাতারে ছুঁইতে না দিল তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন জগৎ ডুবাইতে আমি করিনু যতন কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল ভঙ্গ তা সবরে ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কইল অঙ্গীকার পড়ুয়া সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কইল আকর্ষণ যতে পলাইয়াছিল তার্কিকগণ পড়ুয়া পাষণ্ডি কর্মী নিন্দুকাদি যত তারা আসি প্রভু পায় হয় অবনীত অপরাধ ক্ষমাইল ডুবিল প্রেম জলে কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম মহাজালে সব নিস্তারিতে প্রভু সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা অবতার সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার Krishnadas Kaviraj Goswami explained in this Bengali verse six types of people. They don't want to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Krishnadas Kaviraj Goswami nella Chaitanya Charitamrita con questa sequenza di sloka descrive i sei tipi di persone che non vogliono la misericordia di Chaitanya Mahaprabhu. And first, Mayavadi, impersonalist. Il primo della lista sono Mayavadi. Understand? Impartialist, they don't want to receive mercy, prema. Loro sono quelli che si rifiutano di ricevere prema, l'amore per Dio. Or the Mayavadi, aparadi. Impartialist, they are offenders. Perciò gli impersonalisti sono i primi offensori. Because they have no faith, Lord has transcendental form. Perché sono degli offensori? Perché loro rifiutano l'idea che Dio abbia una forma, pensano che Dio non abbia forma. They are saying Lord has no form, nirakar, nirvise, niranjana. Il nirvana, nirakara, nirvishesha, loro sono i personalisti. You have form or not? Noi abbiamo una forma o no? Where has come this form? Da dove viene questa forma? Where you got this body? Da chi avete preso il corpo? From your parents. Dai genitori. Your parents coming from his parents. E a loro volta loro hanno avuto dei genitori. So originally, our form is coming from Krishna. Quindi il padre originale di tutte le jive è Krishna. Lord, God has beautiful form. God created man after His own image. Anche nella Bibbia c'è questa bellissima frase: Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Bible written or not? This verse. Vero o no? God created a God. Creates the
God created the man human, as like a no, after his own image. Quindi è proprio esplicita questa cosa che Dio ha, ha creato l'uomo, l'essere umano, diciamo, a sua immagine. Your father has hands, so you have hands. How many hands you? Se two. Noi abbiamo due braccia, questo padre originale anche lui ha due braccia. So saying, God creates the man after his own image. Image means form. Questa parola ha creato l'uomo, pardon, l'essere umano a sua immagine e somiglianza. Questa parola immagine significa che ha una forma. But impersonalists, they have no faith. Yet God has form. Invece gli impersonalisti non hanno questa fede, speculano e dicono no. Forma qui significa che non ha nessuna forma materiale. No? All Veda, Puran, Upanishad, everywhere explain God has beautiful form. Invece in tutti Veda, Shastra, Purana, Bhagavatam è descritta la bellissima forma di Dio. Are you are Mayavadi, they are saying God has no form. For this they are called aparadi, offender. Per questo motivo gli impersonalisti sono gli offensori perché loro non, non credono nella forma trascendentale di Dio. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Very nice, beautiful transcendental form, Sachidananda Vigraha. Questo verso della Brahma Samhita descrive la bellissima forma di Krishna. He has no legs, but he walks. That means he has transcendental legs. But this guy, he walks. Cosa significa? Significa che Dio non ha delle gambe materiali, però ha delle gambe trascendentali con le quali cammina. You understand? Whereas our Shastra has saying negative things, actually positive is there. Perché quando i Veda in sanscrito danno delle descrizioni che sembrano in negativo, in realtà è un modo indiretto per farci capire la realtà spirituale. He has no eyes. But he looks. Quando dicono i Veda, Dio non ha occhi, però vede. That means he has transcendental eyes, prakrito netra. Questo significa che i suoi occhi sono aprakrita, sono spirituali. And two things are: one is called material eyes, or another is called transcendental eyes. Ci sono due cose differenti: c'è la prospettiva materiale dei sensi materiali, come gli occhi, e quella spirituale. So impersonalists don't believe Lord has transcendental form. Però gli impersonalisti non riescono a capire queste sottigliezze e pensano, si semplificano tutto dicendo che Dio non ha forma. God has beautiful form, Varaha pidam natavarvapu karna karnikaram vibhratavasu kanaka visang vajyantamalam randhanaveno radrasudhaya purayana gopavrindai Vindaranang sapadarvanang pravisadigidikirti. Transcendental form. Quindi questo sloka nel Bhagavatam descrive la bellissima forma di Krishna a Vrindavana. And your three-bandfold, Trivangalalita. Krishna è definito Trivangalalita, ovvero la sua figura si curva in tre punti. It's called three-bandfold. Where is the three-band? Dove sono queste tre pieghe che il suo corpo crea? His band? In neck, una è la, waist and legs. Uno è il suo, la sua testa che è un po' inclinata, il secondo punto è la vita e il terzo punto sono le gambe che sono incrociate, quindi fanno una curva. So for this regard, he is called Tribhanga Lalit. Quando vedete l'immagine di Krishna che suona il flauto a tre pieghe, he's quindi beautiful. Si chiama Tribhanga Lalita. Ar Srimati Radhika? How many band there? Invece Srimati Radhika, la forma trascendentale di Radhika, quante pieghe ha? Do you know? Qualcuno lo sa? Ashtabakri. Once, that is called a loving quarrel. That is called loving quarrel. Le pieghe che Radhika crea sono otto e si compongono dei suoi sentimenti, delle sue parole piene di amore. Once Srimati Radhika, she
And what is called? Told to Krishna, hey Krishna, you are threefold, Trivanga. Un giorno Radhika, rivolgendosi a Krishna, disse, oh Krishna, tu sei definito Trivanga. Then Krishna told, I am Trivanga, but you are Ashtavakra. Krishna disse, sì, io sono, mi curvo in tre punti, ma tu invece sei curva in otto punti. What is that? Ashtavakra? Srimati Radhika? Quali sono questi Ashtavakra, questi otto punti in cui Radhika si piega? I hear from you once, but not so much detail. No details. Ashtavakra. Candita, Kalantarika. Kya bol rahe ho? Obisarika Bakra. Bachan Bhangi. Bachan Bhangi. Bachan Bhangi means Srimati Radhika's words as like crooked words, you know. She does not speak straight words. Primo metodo che Radhika usa per essere ricurva sono le parole che hanno sempre un doppio significato, non sono mai dirette. Then Kesava Bhangi and his very nice, beautiful, crawling hairs. Secondo è Kesava Bhangi, ovvero ha i capelli ondulati. Then very nice, beautiful smile, Hasava Bhangi. Poi c'è il suo bellissimo sorriso. Hasa means smile. Different types of smile, not one type. Rupa Goswami Pada explain. Svelati da Rupa Goswami. Which is the topmost smile? Qual è il sorriso più intenso e più elevato di Radhika? That is called Smitahasya. Understand? And these are not showing the teeth, just little bit, lips, what is called? Lips little bit also moves. Smile. Svardhira Srimati Radhika. Smitahas. Il sorriso più bello Modus Mita. Di Srimati Radhika è quando tiene le labbra leggermente sorridenti senza far vedere i denti che trasmette dei significati nascosti. Questo sorriso ha questa caratteristica. So you can read on my book also there. What is his name? Modus Mita Radha. Madhusmita, very nice, beautiful, smiling face. Madhusmita significa che il sorriso di Radhika è pieno di dolcezza. Then, third, Gaman. Gaman means when she goes crooked, not going to state. Poi l'altro aspetto di Radhika che è ricurvo è quando prende una via che non è mai la via dritta ma è quella sempre tortuosa. Then fifth, that is called Drishti Bhangi. Poi c'è Drishti Bhangi, ovvero? This is very important. That is called romantic Shetland glance. Sono i suoi sguardi di traverso, furtivi, pieni di amore. She does not look straight. Always you. Radhika non guarda mai dritto negli occhi, ma lancia solo delle occhiate. You can see, Seva Kunja, that photo, Srimati Radhika, and sidelong glance. She cover her and veil, eyes. And looking this. Seva Kunja, Radhika lancia queste occhiate di traverso, coprendosi anche con un velo. So now coming, this Trivanga. Or six, that is called Abhaguntha. Abhaguntha means, and she also covered her face and with the veil. Radhika è che a volte copre il viso con un velo. Or seventh, Abhaguntha. Abhaguntha. Abhaguntha means veil, you know.
is covered with the cloth. Questo è un altro aspetto di Radhika. This is that thing. Or seven? It's eight, not a mukhi. He's always his wife. Face is in the down, not so interview. Nata mukhi. Sempre il sguardo rivolto verso il basso. So in this way, just I also later we discuss. No need to. Adesso li ha voluti accennare, so now coming. Why am I saying? Because impartialist, they have no faith. The Lord has beautiful transcendental form. For this regard, they are called aparadhi. See, they don't want to receive this much older Chaitanya Mahaprabhu. Queste cose che sono molto attraenti, queste descrizioni che ha appena accennato, gli impersonalisti non le comprendono per nulla, anzi, loro le rifiutano ed è per questo che fuggono la misericordia. But Lord Chaitanya Mahaprabhu is chasing behind to them. I have to be smarchi to also impartialist. Però il cuore di Mahaprabhu è talmente desideroso di dare la sua misericordia che rincorre gli impersonalisti. Like Sarvabhauma Bhattacharya. Come per esempio Sarvabhauma Bhattacharya. He left Navadvip Dham and staying in Jagannath Puri. And Lord Chaitanya Mahaprabhu also, after taking sannyas, first he arrived in Jagannath Puri and he gave mercy to him also. Or another, Prakashanando Saraswati. Impersonalista che Mahaprabhu rincorse è stato Prakashananda Saraswati. And Mahaprabhu when he was in Navadvip Dham, Mahaprabhu told, Kasite Parai Beta Prakashananda. Mayabad Bhare. Murango Kare Khanda Khanda. And so Mahaprabhu, after taking sannyas, when he came in Kasi, Banaras, and that time he also gave mercy to Prakashananda Saraswati. Quando Mahaprabhu prese sannyasi, si recò anche a Varanasi, a Benares, e lì incontrò, perché a Benares tutt'oggi c'è una grande tradizione, scuola di impersonalismo, e lì Mahaprabhu volle incontrare l'esponente chiamato Prakashananda Saraswati. But some person they also think if Prakashananda and Prabodhananda are the same person. But this is not true. Different person. Dicono che c'è Prakashananda e Prabodhananda, che è un altro studioso, e affermano che siano la stessa personalità, ma è un errore questo. Prabodhananda Saraswati, he is pure devotee. Perché Prabodhananda Saraswati è puro devoto. Sri Sampradaya. But by the causeless mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, then he realized Radha Krishna Prema Tattva. Prabodhananda Saraswati era un devoto che veniva dal sud India, apparteneva alla Sri Sampradaya, ma dovuto alla misericordia di Mahaprabhu, arrivò a Vrindavana e scrisse dei libri molto rasika. Rasik Vaishnava. For this regard, Prabodhananda Saraswati Pad, he manifests the highest Rasamadurja Grantha, that is called Radha Ras Sudhani. Some person are thinking Prakashananda and Prabodhananda, same person. Thus, this is not true. Different person. Alcuni mettono in giro questa voce, questa confusione che Prakashananda e Prabodhananda sono la stessa persona, ma non è vero. So now is coming Mayavadi. So Lord Chaitanya Mahaprabhu gave mercy to also impersonalists. Quindi, nonostante gli impersonalisti siano molto difficili da convincere, Mahaprabhu li inseguiva. Second, Karmanista, those who are absorbed to have to perform karma. Il secondo tipo di persone che non vogliono la misericordia della cura bhakti sono i karmanista, ovvero le persone assorte nell'attività interessata. Karmanista means those people are completely materialistic. Significa they are called karmanista. Povere, i materialisti.
But Lord Chaitanya Mahaprabhu gave mercy to the people. Ma Chaitanya Mahaprabhu voleva dare la misericordia anche ai materialisti. And third, kutarkik, just the arguments, speculation and logic. Il terzo tipo di persone che non vogliono questa misericordia si definiscono kutarkik, ovvero le persone che speculano soltanto. There is no mention in Shastra, nothing, just the day and night speculative words they are thinking this. Quindi aprono i libri Veda e anche se da nessuna parte ci sono le affermazioni che loro, di cui loro parlano, loro vanno avanti sempre a speculare, a inventarsi delle teorie. Understand this? Or fourth, that is called Ninduk. They always criticize to the people. Poi c'è l'altro tipo di persone che sono quelli che hanno la tendenza a criticare tutti. Some people, they are their nature. When they open their grantha, they are no harikatha. They start to criticize, blaspheme to others. Alcuni aprono il libro autentico che è pieno di ascendenza e a prescindere iniziano a criticare quello che c'è scritto. Understand? They are called Ninduk. Loro si definiscono Ninduk. Blasphemers. Le persone blasfeme. You can see, even our also many of the brahmacharis, sannyasis, they are not giving harikatha. Start to open and start to criticize. Oh, this brahmachari is saying this way, lay down, up down, and lock down, this, fall down, back down. Magari abitano anche al tempio, sono vestiti anche di arancione, possono anche essere sannyasico, quello che volete. Magari si mettono, sembra che aprono il libro per studiare, poi invece la mente inizia a pensare, questo devoto ha fatto quello, quell'altro invece ha questi difetti, quell'altro è caduto, e quindi vanno avanti così tutta la loro vita. So they are called Ninduk, blasphemers. Sono quelli che hanno la tendenza a criticare tutto. Mahaprabhu also giving blessing to them. Però Mahaprabhu vuole dare la misericordia anche a loro. Pasandi. Pasandi means? Atheist. Complete atheist. Ci sono i pasandi e sono gli atei. Actually, who is called Pasandi? Who has not faith in Vedas. They are called Vedana Maniya. Who is Pasandi? They have no faith about the Vedas. Actually, they are called Pasandi. Il termine ateo, qui Pasandi, significa le persone che non hanno fede nei Veda e nelle verità del mondo spirituale di Chaitanya Mahaprabhu. All the spiritual things manifested from Vedas. Perché l'origine di tutta la spiritualità viene dai Veda. Million, millions, years. Rishi, munis. Sono dei libri, una conoscenza che ha milioni di anni. They perform bhajan and sadhana, then by the causeless mercy of Krishna, manifest in their heart. Quindi se queste persone accettassero la misericordia di Krishna, anche per loro sarebbe possibile ricevere la pura bhakti. And Vedas, that is called the self-manifested. I Veda inoltre sono definiti auto-manifesti. Understand? But some people, they have no faith, Vedic transcendent. They are thinking Ved, some person written, no. So far they are Vedana Maniya, Vaila Pasandi. Quindi queste persone atee sono le persone che pensano che i Veda sono stati un'invenzione di qualcuno, di qualche personalità molto acculturata, e questi, quindi non avendo fede, non accettano le verità dei Veda. Are six, those who are just studying, there are no realization, nothing, only study. L'ultimo tipo di that is called Padua Adham. In realtà non interessa pura bhakti, sono quelli che studiano, memorizzano, basta, a vuoto. Many people, they also, you know, they are just that collect the knowledge. Sono quelli che sono molto abili nel acquisire conoscenza. 99 years old, but still he also had PhD doing. Ci sono delle persone che anche se hanno 90 anni vanno ancora all'università per avere sempre più titoli qualifiche. And in the speculative ways, they also writing many books. E dovuto a queste loro supposte qualifiche, poi scrivono dei loro libri.
They not follow the Guru Parampara, nothing. E loro sono indipendenti, non seguono nessuna parampara, nessun maestro. What Gurudev told? They are not following their religion. They are just in their speculative way, they manifested in their own philosophy. Quindi purtroppo oggigiorno questa è una cosa che dilaga, ovvero queste persone hanno dei titoli senza avere appunto un maestro autentico che gli ha trasmesso nel cuore la trascendenza, scrivono un sacco di libri, ma sono vuoti, sono anzi devianti a volte. So for this they are called also Pudva Adham. They are not doing bhajan and sadhana, nothing. Just also collect the knowledge. Quindi anche quest'ultimo tipo di persone sono soltanto quelli che speculano per avere magari, per scrivere e avere riconoscimenti materiali. Mahaprabhu also giving blessing to them. Però Mahaprabhu vuole dare la misericordia anche a loro. So here Krishna Das Kaviraj Goswami explains, in this way six types of persons, they don't want to receive to mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Perciò Sri Krishna Das Kaviraj Goswami descrive queste persone inseguite sempre da Chaitanya Mahaprabhu. Ma Lord Chaitanya Mahaprabhu chasing behind to them. Quindi loro non desiderano avere la misericordia, ma Mahaprabhu non si dà per vinto e segue. And what will say? Even the Buddhists, they don't want to receive Lord Chaitanya Mahaprabhu. Anche i buddhisti sono in questa categoria che non, a cui non interessa la misericordia di Chaitanya Mahaprabhu. Then they came and to defeat to Lord Chaitanya Mahaprabhu. I buddhisti una volta, un gruppo si recò da Chaitanya Mahaprabhu con l'intento di sconfiggerlo. Ma Lord Chaitanya cut their philosophy, Buddhist philosophy. Però Mahaprabhu molto facilmente ha sconfitto la loro filosofia. Then they did not give any answer to Chaitanya. Non sono più stati capaci di dare delle risposte in, per ribattere. Then they also bring some meat in the plate and try to give to Chaitanya Mahaprabhu. Allora qualcuno di questo gruppo di buddhisti ha preso un piatto con dentro della carne e ha cercato di offrirla a Chaitanya Mahaprabhu. And in the meantime one big eagle came and took that the plate. In quel momento mentre questa persona si stava recando per dare questo piatto a Mahaprabhu è arrivata una aquila. And that plate put on the head of the Buddhist guru. Then he hit it in his head. And so much blood coming. And that Buddhist guru, he fainted. Then all the Buddhists and guru and coming and shelter Lord Shri Lord Chaitanya Mahaprabhu. Si sono rifugiati in Mahaprabhu. In this Lord Chaitanya Mahaprabhu give mercy to everybody. Quindi Chaitanya Mahaprabhu vuole dare la misericordia a tutti. When Gurudev preached in China, in this way also. And Buddhists, they surrender to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Shri Gurudev. C'è stato Gurudev a Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj che tante volte è andato in Cina dove appunto la filosofia e la spiritualità buddista è molto comune e quando parlava davanti a queste persone tutti immediatamente poi si rifugiavano in Gurudeva. So I am saying these things. In this is the martial Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving mercy to everybody. Perché Gurudeva agiva per conto di Sri Chaitanya Mahaprabhu e vuole dare la misericordia a queste persone. They know everything but they are hiding. Mahaprabhu e la Guru Varga conoscono tutte queste cose. Perché truth is truth. Truth is can you never deny. Truth is never you can cover. La verità è sempre chiara come il sole, quindi è impossibile coprire il sole. And one day they will be realized. Un giorno tutti questi tipi di persone che sono molto numerose capiranno. Bhaktivedanta Swami Maharaj, when he preached Western country in America, others, many also preached, they came and tried to argument. And Bhaktivedanta Swami Maharaj, he cut their philosophy and established Krishna Bhakti as topmost. C'è stato anche Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, che quando è venuto in America e nei paesi occidentali,
ha incontrato molti tipi di queste persone, tra cui preti, cattolici, protestanti, buddisti, di tutti, e tutti loro tentavano con le loro filosofie e idee a sconfiggere la filosofia della coscienza di Krishna, ma Swami Maharaj li ha sempre sconfitti tutti. Sovardhiyasi Pranamantri Singh dice, Namo Ung Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutali Sisrimad Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunnavadi Paschatta Desa Tarine Nirvisesa Sunnavadi. Two qualifications. Prana Mamantra di Bhaktivedanta Swami Maharaj dice Nirvishesha Sunyavadi, eh? Sono proprio loro, gli impersonalisti buddisti, gli atei. And also established Shuddha Bhakti. E lui ha sconfitto tutte queste idee devianti e ha stabilito nei paesi occidentali la pura Bhakti. And he distributed the highest prem, sort of rain, all over the world. E ha distribuito questo Vraja Prema che Mahaprabhu vuole dare a tutti. For this because Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj told Bhaktivedanta Swami Maharaj, actually he is called the Chaitanya Mahaprabhu's Nam Sankirtan Avatar, incarnation of Mahaprabhu's Nam Sankirtan. Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ha rivelato questo fatto che Swami Maharaj, Swami Prabhupada, era la personificazione della potenza di Mahaprabhu che si manifesta come Harinama Mahamantra. So all you are coming actually influence of his mercy. Otherwise, how possible? Quindi noi tutti i devoti qui in Occidente siamo qui dovuto alla potenza di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ah, Bhaktivedanta Swami Maharaj ki. His Pranamantra very clearly explaining. Nirvisesa sunnavadi paschatta desa tari. He delivered all the and people of Western Kirtan. The Nama Sankirtan. A questa potenza di Mahaprabhu del Nama Sankirtan concessa a Bhaktivedanta Swami Maharaj, tutti noi, tutti i devoti dei paesi occidentali, persino i Sunyavadi, i Nirvisheshavadi, hanno accettato il movimento di Sri Chaitanya Mahaprabhu. So that means everybody completely indebted. And with love and affection of Bhaktivedanta Swami Maharaj. Quindi siamo tutti per sempre in debito con l'amore e l'affetto di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nam Sankirtana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is true. Questa è la verità, dobbiamo ricordarlo sempre. So this is called this mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Actually, this original mercy is coming from Sachinandana Gaur Hari. He gave this mercy to him. Quindi noi tutti siamo stati toccati dalla misericordia di Swami Maharaj e quindi automaticamente siamo stati toccati dalla misericordia di Chaitanya Mahaprabhu. One day they will realize, those who are not coming, those who are not coming in Krishna consciousness, one day they will come, they will realize. Questa è una verità che è scritta, che Mahaprabhu ha rivelato, che un giorno tutti accetteranno la coscienza di Krishna e tutti verranno nel movimento di Mahaprabhu. So I'm saying, in the same way, Lord, just I come in the same way, Chaitanya Mahaprabhu himself told, Ye brahmanna bhramite kono bhagavan jeev, Guru Krishna prasade pai bhakti lata bij, mali haiya sei bij, kare aropan, Sravan Kirtan Jale Karaha Sechan. Now we receive the Bhakti Lata Bij. But have to plant it in the soil and also give water. Quindi dovuto a questa misericordia di Mahaprabhu spiega nella Rupa Shiksha che il nostro cuore deve essere ovviamente un contenitore adatto, ma poi va piantato il seme. And you got seed or not? Noi ce l'abbiamo il seme della Bhakti o no? Raise your hand. Anzi, la mano. All you got the seed. But seed if seed not planted on the soil. Or if you not give the water, it will not
sprout. Dice Maharaj, è vero, abbiamo il seme della bhakti, però poi va fatto anche un'altra operazione, piantarlo e annaffiarlo. Eh? Put it in the pocket. Se lo teniamo in tasca, non rimane lì, non germoglia. You will sprout or not? No. No. Eh? Read it, your nice soil, put. Eh? And also give water also. Without water also, it will not sprout. Quindi il giardiniere esperto sa benissimo che il seme è molto delicato e quindi ci vuole un terreno fertile, adatto, soffice, e poi ci va anche l'acqua giusta. Eh? So what is the water? There is Sravan Kirtanja, listen Hari Katha. Che cos'è l'acqua? L'acqua è Shravana Kirtana, ovvero l'ascolto e il canto. So Sravan Kirtan Jale Karaha Sechan. Mahaprabhu Jal Tho. Mahaprabhu quindi questo sloka istruisce Rupa Goswami che per far germogliare il seme della pura bhakti nel nostro cuore è necessaria la pura Shravana e Kirtana. Sometimes devotee take the Japamala, Harinam, but not chanting. Possiamo fare l'esempio, a volte tanti devoti hanno il japa in mano, sembra che cantano il mantra, ma in realtà non cantano. Understand? Any sadhu is coming and taking one japamala. In his house, maybe 5, 6, 10 japamala. Ci sono alcune persone che fanno la collezione di japamala, dal primo sadhu che passa ne prendono uno, no? Quindi in casa ne hanno 50, 100. Collecting there just japamala, not chanting holy name. Vengono in casa pensando che siano potenti, ma poi non recitano, non praticano. One devotee's house I went and saw the 6 japamala there, in there. Una volta very nice. Stato, non dice nomi, ma è stato a casa di un devoto e ha visto in una bacchetta 6 japa attaccati alla parete. And at that japamala is pure tulasi, no? Ed erano japa, pure tulasi, ma. And very big also. E alcuni erano molto grandi, dei japa grossi. I asked how much cost. Well, I went to Vrindavan. This Tulasi Mala, 5,000, this is 3,000. Big. Allora Maharaj ha chiesto per curiosità, ma quanto li hai pagati questi japa? Il devoto ha detto, quando sono andato a Vrindavan, questo l'ho pagato 40 euro, questo l'ho pagato 20 euro. Who chanted this japa mala gave you? E Maharaj allora gli ha chiesto, chi ti ha dato questi japa mala? Then saying, I met with this guru. E allora questo devoto ha detto, una volta sono andato da questo guru e me l'ha dato, una volta da quell'altro guru e me l'ha dato un altro. Which japamala, then he asked, which japamala you are chanting? E Maharaj allora gli ha chiesto, quindi su quale japamala canti? Only none of them. Lui ha detto, su nessuno di questi. Only collected. È solo per tenerli per ricordo. So Bhakti Devi will manifest in their heart, his heart or not? Quindi in il cuore di questo tipo di persone, Bhakti Devi germoglia o no? So saying this way, no. No. You have to chant holy names. Harinam. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you not chant holy names, so what is the meaning of the collect the japamala? Perché il maestro ci dà il japamala perché noi poi dobbiamo praticare il canto del mantra, la meditazione, altrimenti non possiamo poi andare a lamentarci che non abbiamo sintomi, non abbiamo la bhakti. So everybody have to chant. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And you have to receive japamala from bona fide guru and then chant. Then one day your realization will come. Mantra, un'altra cosa fondamentale è che va accettato da un maestro autentico e quindi questo tipo di mantra di Kirtana produrrà un'acqua pura e un giorno il germoglio, il seme della bhakti germoglierà. Fardhika Lord Chaitanya, Sravan Kirtan Jale Karaha Sechan.
He give the water. Bhakti Lata Beej. That is called Sravan Kirtan. Listen Hari Katha. Perciò Mahaprabhu con questa istruzione dice a Rupa Goswami che dare l'acqua alla piantina della Bhakti equivale ad ascoltare la Rikatha. Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasa Sakkatmani Vedanam Ite Pungsarvita Vishnu Bhaktisched Navalakshana. These are called the nine limbs of Siddha Bhakti. Questi nove aspetti della Bhakti sono l'acqua da dare nel cuore mentre si compie il sadhana. So you have to receive Diksha Mantra from Guru and chant this Diksha Mantra. Then it will manifest. Inoltre, per noi è necessario anche ricevere il Diksha Mantra da Gurudeva. E allora poi ci sarà un vero avanzamento molto più veloce. You understand? Everybody have to receive Diksha Mantra from Guru and chant. Che tutti i presenti abbiano bene in mente che devono un giorno, più presto che poi, avere di Diksha Mantra da Gurudeva. And follow the four principles. Seguire i quattro principi regolatori. Don't eat meat, fish, onion, garlic, and any kinds of intoxication, gambling. Mangiare carne, pesce, uova, cipolla, aglio, non prendere intossicanti, droghe, alcol. Understand? This is the rule. You have to follow the four principles. Non essere promiscui, avere un solo compagno, una sola compagna, non giocare d'azzardo. Questi sono i quattro principi regolatori. Then in this way you do bhajan and sadhan, then automatically manifest in heart. Con queste semplici regole, un giorno, compiendo la sadhana e bhajana, la nostra bhakti nel cuore germoglierà. Very simple. Bhakti is very simple, sarala. La bhakti è molto semplice. Then, for the Lord Chaitanya, Brahmanda Bhramiti Kuna Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasadipai, Bhakti Lata Bij, Malihiya Sei Bij, Kari Arupan, Sravan Kirtan Jale, Karha Secha. But it was planted the seed, but it is sprouted, but it is some problem will come. Many also. Many also insects will come, and simultaneously many also and sub branches will come, però, tomorrow we'll discuss also. Chi è un giardiniere sa benissimo che quando si annaffia il terreno automaticamente deve poi tenerlo pulito perché nella piantina che è delicata, che è ancora appena nata, potrebbero esserci dei parassiti. Oppure potrebbero crescere dei rami che portano via energia alla piantina, oppure potrebbero crescere tutto attorno alla piantina delle erbacce che vanno tolte. Quindi domani spiegheremo cosa sono tutti questi elementi che dobbiamo eliminare. Bolo Vrindavan Vihari Lal Ki Jai Jai Sri Ram. Now 9 o'clock, Arati. Adesso facciamo il Kirtan e poi Arati. Gaur Premanande Hari. Look this. This small baby, see also, very enthusiastic. Attentively listen also. Understand or not, just listen. Transcendental vibration inside. Good. Contento di te. Thank you. Where is your pomala? Dove è il tuo japa? Ce l'hai il japa? Mamma, è portato il japa. In the bag of the mom, Subhadra mom. Yeah. I know her, very sweet. Dice Maharaj che si ricorda di te quando eri ancora più piccolina. Yeah. Bambino. Bambina. Bambina. Nice, good, Baby, nice baby, Good or not? Yes. Nice sanskar, maybe past life, good sanskar,
You understand? Dice Maharaj che molto probabilmente nelle vite precedenti eri già una devota e quindi adesso hai questi ricordi e quindi è facile per te fare essere una devota. Yeah. Good, eh? Okay, thank you. Eh? Okay, now Arati. Adesso ci alziamo, facciamo il kirtan e c'è l'arti. हलो वृंदावन बिहारी लाल की हलो गोविंद बलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बलो हरि गोपाल बोलो गोविंद गोविंद बलो हरि गोपाल बोलो गोविंद मेरो राधा रमन गिरधारी गिरिधारी श्याम बनुहारी मेरो